Nel collegamento di oggi abbiamo Renato Sarti, direttore del Teatro della Cooperativa, che ci parlerà dello spettacolo teatrale che si terrà al Teatro Carcano lunedì 29 maggio. Buongiorno. Allora, di cosa tratta questo spettacolo? Beh, Coppia aperta quasi spalancata è un testo che è stato scritto nel 1983, nel lontano 1983, da Dario Fo e Franca Rame. È inutile che spieghi, che dica chi era Dario Fo e Franca Rame. E siccome sono passati 10 anni dalla scomparsa di questa donna straordinaria, abbiamo deciso, insieme grazie alla partecipazione del Teatro Carcano, di organizzare una serata in cui si ricorda il suo lavoro, la sua valenza dal punto di vista artistico, ma non solo artistico, anche dal punto di vista dell'impegno sociale, civile, politico, umano, ricordandola al Teatro Carcano che, tra parentesi, Dario Fo e Franca Rame abitavano proprio in quel quartiere lì, nella loro amata Porta Romana. E quindi lunedì festeggiamo, diciamo così, ricordiamo la personalità di Franca Rame. E di che cosa parla questo spettacolo? Lo spettacolo parla di temi che potrebbero sembrare molto lontani, antichi, vista la data da cui è stato scritto, ma che in realtà sono sempre più attuali, o meglio, dell'ipocrisia che esiste all'interno di certi rapporti coniugali, soprattutto da parte dell'uomo, che in questo caso qui, diciamo così, usando un termine molto carino, cornifica, diciamo così, la moglie a destra manca, ma quando succede, non solo lui tende, la spinge quasi un po' ad avere altri rapporti, vuole fare la coppia aperta, eccetera, eccetera, però quando la coppia aperta è da entrambi le parti, cioè sia dalla parte dell'uomo che dalla parte della donna, a quel punto il giro d'aria è tremendo e lui ne rimane, diciamo così, invischiato e da fuori di matto. In questo caso qui, nel testo, con la capacità, diciamo così, che aveva Franca Rame di anticipare quelli che erano i problemi dell'attualità e del domani, era riuscita a immaginare anche quella che sarebbe stata poi una violenza di genere. Cioè, nello spettacolo si parla anche a un certo punto, succede che questo uomo cerca quasi di strangolarla, anzi non cerca di strangolarla, ma non ci riesce, per fortuna, poi lo spettacolo, il testo va avanti. È un testo molto, molto divertente, molto comico. Ci sono una settantina di risate in un'ora e passa di spettacolo, sì, risate boati, però parla di cose serie, come sempre Dario Fo trattava in maniera, Dario Fo e Franca Rame trattavano in maniera divertente, comica, ma con una comicità strana, nel senso che parlava di temi tragici. Parafrasando un po' Iannacci diceva che non esiste il comico senza il tragico alle spalle. Ecco. La vicenda parla di questa coppia che man mano affronta tutta una serie di problematiche, ma soprattutto mettendo in evidenza quello che è il machismo presente nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, sia ben chiaro. E qual è il suo ruolo all'interno di questo spettacolo? Il mio ruolo? Sì. Ma il mio ruolo è direttore artistico del Teatro Cooperativa, nonché regista dello spettacolo che abbiamo messo in scena. Attualizzando un po' il testo di Dario Fo, noi quando eravamo andati da Dario Fo molti anni fa, lo spettacolo è nato nel 2014, eravamo andati a casa sua sempre in Porta Romana e quando chiesi a Dario Fo: ma senta maestro, possiamo cambiare qualche parola, cioè attualizzarla? E lui mi rispose: ma se non attualizzi non hai capito niente del lavoro che sto facendo io, che ho fatto io per anni. È chiaro che alcuni riferimenti su alcuni personaggi della politica e non dei tempi non direbbero oggi niente a nessuno. Personaggi della Democrazia Cristiana, personaggi del Partito Comunista, personaggi della TV, personaggi del cinema, personaggi del mondo della società, eccetera, eccetera. Per cui ci siamo permessi, diciamo così, di aggiornare rispetto alla versione ufficiale, quella iniziale, ma anche rispetto alla versione in cui è nato lo spettacolo, è nato nel 2014, e da allora diciamo che ne sono successe, ecco. E quindi il testo, come faceva Dario Fo, ogni volta che noi andavamo a vedere i suoi spettacoli, al Fanfani Rapito, al Mistero Buffo, a Non si paga, non si paga, si andava lì anche per sentire cosa diceva lui e Franca Rame rispetto a quello che ci succedeva fuori dalle mura del teatro nella vita di tutti i giorni.
E quindi il ruolo mio è di regista, però diciamo così, insieme ai due attori, che sono tutti e due attori che fanno parte di una tradizione comica milanese, Alessandra Faiella, che interpreta il ruolo che era di Franca Rame, roba da far tremare i polsi, e Valerio Bongiorno, abbiamo, che sono attori che sanno improvvisare, che sanno lavorare sul comico, abbiamo, diciamo così, in qualche punto, cercando di non tradire la sostanza della commedia, abbiamo in qualche punto attualizzato e cambiato un po'. Ok, quindi uno spettacolo che collega l'attualità con questi temi che sono di Franca Rame e di Dario Fo. Molto bello. E quindi lanciamo un invito a tutti i nostri spettatori a partecipare a questo spettacolo. Sì, l'invito più. Lei ha fatto un piccolo errore Ah, mi dicendo scusi. Franca Rame e Dario Fo, perché in realtà la dicitura dice Dario Fo e Franca Rame, ma in questo caso, secondo me, lei fa un errore giustissimo, perché io sono convinto che in questo testo qua la manina di Franca, che faceva parte di una tradizione della commedia dell'arte, di comici, di capocomicato straordinaria, famiglia Rame era una famiglia di comedianti teatranti da lunghissimo tempo. E perché dico questo? Perché ci teniamo a ricordare una personalità straordinaria. Lei lo saprà, come tutti gli ascoltatori lo sapranno, ma vale la pena di ricordare che Franca Rame, per il suo impegno, dal punto di vista umano, sociale, politico, lei assisteva aiutando gli avvocati nelle cause dei politici che venivano arrestati, nelle cause dei centri sociali, nelle cause così che si battagliavano in quegli anni lì. Lei ha pagato un prezzo carissimo, nel senso che era stata, questa è una cosa che sapevano tutti, lei ne aveva parlato pubblicamente, era stata presa dai carabinieri, violentata. Ecco, è un nostro modo di ricordare una figura milanese che, come tante altre donne milanesi che a volte non si ricordano, è invece stata fondamentale, importantissima, e guai, guai, guai a dimenticarsi di lei, oltre a dare forma, naturalmente. Giustamente. Quindi invitiamo tutti gli spettatori al Teatro della Cooperativa il 29 No, maggio. no, Al Teatro no, 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 no. Carcano, scusi. Brava, anche perché, lo dico, Teatro Cooperativa ha 189 posti, il Carcano ne ha quasi 1000, stanno per terminare i biglietti, io li invito a farlo lo stesso, qui non starebbero neanche con 5 spettacoli tutti quanti qua. Certamente, quindi mi scusi. Allora invitiamo tutti gli spettatori al Teatro Carcano il 29 maggio per vedere questo bellissimo spettacolo e ringraziamo Renato Sarti di aver partecipato al nostro collegamento. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei.